Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Cari amici, voglio augurare a tutti voi un buon Natale e con questi auguri che do di cuore a tutti coloro che mi conoscono, al mondo del volontariato, agli amici dell'Unitalsi, e a tutte le persone, che mi stanno particolarmente vicino, volevo insieme a voi riflettere su questo breve passo del Vangelo. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia, quella mangiatoia dove mangiavano gli animali, morsa tante volte dai denti degli asini o dei buoi, quel fieno dove Gesù fu deposto, che quasi certamente doveva dargli fastidio, ci insegna anche a noi a riscoprire l'essenzialità del Natale. Natale che dimostra ancora una volta come Dio è voluto venire ad abitare in mezzo a noi. Quest'anno un Natale che ha coperto il suo spettro anche con cose poco belle, tipo le varie crisi che hanno attraversato l'Europa, anche l'Italia. È una crisi di identità, una crisi che non sembra avere fine. Ed ecco che il Natale si vive col sorriso di un bambino mentre scarta un pacco dono e ti guarda con quegli occhioni e ti dice grazie. Il Natale che si vive guardando negli occhi dell'altro e stando sempre attenti a vedere negli occhi dell'altro quel sorriso del bimbo che è nato a Betlemme. Natale è questo. Soprattutto incontrare l'altro e avere voglia di capirlo, avere voglia di stare con lui, avere voglia di ascoltarne la voce, di sentirlo parlare. Troviamo anche noi il bambino nella mangiatoia? Lo troviamo nella nostra vita, nella nostra poca capacità a volte di metterci a sentire i problemi che attanagliano chi ci è vicino. Lo cerchiamo ancora una volta nelle nostre quotidianità, per chi studia, magari lo trova in un esame che deve fare, per chi lavora lo trova nel far bene il proprio lavoro. L'augurio di questo Natale è proprio questo, di trovare il bambino che giace nella mangiatoia, che è però il bambino che viene incontro alla nostra vita, alla nostra quotidianità. Viene incontro piccolo, indifeso, e ci fa capire quanto è grande la ricerca dell'uomo di fronte al suo destino, di fronte al suo futuro. Ecco il bimbo che ancora una volta sorride. Il bimbo che ancora una volta ci guarda, il bimbo che fra un po' di giorni dovrà andare in Egitto perché un re, Erode, tenterà di ucciderlo e insieme a lui sterminerà anche i primogeniti. Ecco, l'esempio di Erode ci fa dire che tutti noi siamo un po' Erode. Siamo Erode perché non riusciamo a rinunciare a quel poco di nostro che ci è superfluo per donarlo a chi ha bisogno. Siamo Erode ogni volta che guardiamo solamente a un interesse particolare che siamo noi stessi. Ecco Gesù, Giuseppe e Maria si mettono in cammino e vivono in Egitto fin quando Gesù compie 12 anni. E anche questo è il Natale. Il Natale che comincia con un annuncio, quello che viene fatto dall'angelo a Maria quando lei dice avvenga di me secondo la tua parola, e
termina con l'arrivo in Egitto della Sagra Famiglia. Gesù che è esule, che è orfano della sua terra a causa della cattiveria di chi allora governava. E ci insegni Gesù ad essere sempre al servizio gli uni degli altri. L'augurio più bello di Natale è quello che ha fatto una bambina che è molto vicina a me, la quale ha dato il suo regalino di Natale, quello che gli aveva fatto la nonna, a una persona che ne aveva bisogno. E questa bambina ha detto: io ho visto, ho pensato a quanta roba mamma mette nel carrello della spesa con 50 euro. Io ho pensato che li volevo dare a lei. Sta bambina è piccola ancora ed insegna attraverso di lei, Gesù ci insegna quanto è bello essere altruisti con gli altri. E l'ultimo pensiero di questo breve saluto nella sera di Natale va alla marcia della pace che si terrà a Campobasso il 31 di dicembre, e sarà la marcia della pace nazionale, affluiranno nella nostra città molisana da tutta Italia. La pace, carissimi amici, si costruisce nell'incontro, nel fare proprie le diversità dell'altro. E qui vorrei lasciare un messaggio particolare. Io che vivo una situazione di disabilità che spesse volte mi inchioda a una sedia e non mi posso muovere, vorrei dire a tutti quanti di cercare negli occhi degli altri quelle che sono le piccole disabilità di ognuno di noi, per farne crescere la peculiarità dell'incontro. E nella peculiarità dell'incontro si può poi camminare per costruire un mondo migliore, un mondo di pace, un mondo più libero da odi e differenze che ne inquinano il naturale cammino. Buon Natale a tutti, un Natale di pace, un Natale di speranza, un Natale di incontro. Buona serata.